Dico di sì perché per esempio la legge Cirinnà sarebbe passata entro 70 giorni se ci fosse stata questa legge e non avremmo avuto l'ostruzionismo che abbiamo avuto al Senato che ci è costata la stepchild adoption. Tra l'altro ricordo che molti senatori che vengono considerati saggi solo perché sono grandi di età ci hanno fatto fare una figura di merda ovunque solo pronunciandolo il termine stepchild adoption. Dico di sì perché se una persona vuole fare un referendum di iniziativa popolare e raccoglie 150.000 firme, la Camera non può non decidere di votarla e discuterla quella legge. Di sicuro non lo faccio né per fare un favore né per fare un dispetto a Renzi, perché io ragiono con questa testa, leggo quello che c'è scritto su una riforma, se mi convince dico di sì, se non mi convince dico di no. Ho letto il testo di questa riforma e mi ha convinta.